Nella giornata conclusiva di Trash People, la mostra in ambiente urbano di Uomini di Spazzatura, le singolari sculture antropomorfe realizzate dall'artista tedesco Aschult, il comune di Pescara ha illustrato davanti alla balena mangiaplastica che campeggia vicino alla nave di Cascella le iniziative per la raccolta dei rifiuti in diverse aree della città. Parlando di educazione ecologica, un tema cruciale che prende spunto dalla mostra di arte contemporanea che ha conquistato e incuriosito i pescaresi. Sindaco, il tema dell'ambiente al centro dell'interesse di Pescara, non solo per la bandiera blu e non solo per l'arte. Sì, Pescara ha cominciato un percorso di sostenibilità ambientale molto intenso che ha riguardato l'ottenimento della bandiera blu, perché oltre al mare pulito abbiamo le piste ciclabili, ma soprattutto abbiamo un servizio di raccolta e di spazzamento che è molto efficace nella nostra città. Però noi siamo voluti andare oltre queste immagini e abbiamo voluto anche attraverso l'arte dare un senso forte a queste operazioni di sostenibilità ambientale, perché avere a Piazza Salotto 500 ominidi fatti di rifiuti che sintetizzano quello che stanno diventando le nostre città stanno diventando cumuli di rifiuti che devono essere smaltiti nel migliore dei modi, e quindi una riflessione, un'attenzione particolare a questo argomento va data e bisogna affrontarla anche attraverso i messaggi dell'arte, i messaggi della cultura, perché l'arte parla attraverso le immagini e quindi quella mostra ha un significato chiaro. Mi associo ai ringraziamenti del sindaco per l'artista, ma anche tutti gli enti istituzionali e non che hanno consentito insieme al Comune di Pescara l'organizzazione di questa bellissima ma anche inquietante, consentitemi, manifestazione ed evento, perché dimostra effettivamente quanta quantità, enorme quantità di rifiuti purtroppo invadono le città. E urge in questo senso poter sensibilizzare, dover sensibilizzare, perché da parte nostra è un obbligo, è un dovere, tutti i cittadini, a partire dai più piccini, dalla scuola, quindi dai più piccoli, per il comportamento da avere sul conferimento con differenziazione dei rifiuti, perché c'è una legge che ce lo impone, ma anche perché le nostre discariche sono in esaurimento. Quindi il problema grande è ridurre i rifiuti, perché se si differenzia i rifiuti si riducono, poiché sulla plastica recuperata, sulla carta recuperata, sui metalli recuperati, così come per il vetro e l'umido, si può fare altro. Quindi non occorrono le discariche, se non in minima percentuale, e il rifiuto non è più rifiuto, da oggetto diventa rifiuto e poi torna oggetto o quello che sia.